questa amicizia uomo-donna esiste o non esiste? Vedi, la semplicità della domanda sviluppa delle risposte molto articolate. Adesso non vorrei addentrarmi proprio nella profondità del tema. Ecco, diciamo che in questo film la teoria di Giovanni Veronesi è che non possa esistere un'amicizia fra uomo e donna, o meglio, può esistere ma ad un certo punto, per un certo periodo della vita e non per tutta la vita, quindi forse non è un'amicizia. Tuo marito è in ospedale perché tu hai tentato di evitarlo. Io sono la vittima, avvocato, io sono stata tradita e lui quanto gli danno? Lui quanto? Quanto? 180 punti di sutura! È la, se la prima intervista, cioè dai vita alla prima intervista, quindi so che potrai... Far altro che stupirmi. E allora ti voglio stupire, ma l'amicizia uomo-donna secondo te esiste o no? Esiste in maniera probabilmente variabile nella vita di ogni donna. Io ho degli amici uomini, va detto che uno dei miei amici è diventato mio marito, quindi probabilmente in questo senso non sono molto attendibile. Cecilia Costante ha agito per difendere la sua dignità di donna e di moglie, doppiamente ferita. Poi dopo ha preso una forma più definita, però lui non è l'esempio del fatto che io sostenga in qualche modo che l'amicizia tra un uomo e una donna possa esistere. Esiste, ho degli amici e ne ho sposato solo uno. Forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose. Ma quale amico? Io ho avuto una carissima amica con cui ridi scherza abbiamo fatto due figli. Questo è un po' per dire che l'evoluzione poi porta ad altro. Si trasforma l'amicizia fra uomo e donna spesso, non rimane tale. Cioè l'amicizia, se la intendiamo proprio come definizione, è un rapporto schietto, diretto, di sincerità. E vuoi tu prendere il qui presente Giovanni Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo lo voglio. Dichiaro marito e moglie. Io credo più nella complicità fra uomo e donna, che è forse più un gioco di seduzione che rimane lì, magari non necessariamente sfocia in un amore e che può anche andare avanti per la vita. E ripassiamo, eccoci qua, e suona, e cosa facciamo? Mi ha messo una placca nel ginocchio sinistro. Senti, parliamo di Letizia Castà, insomma, ecco, tutti pazzi per Letizia Castà. L'approccio è stato, oddio, arriva la Castà per me, perché io l'ho conosciuta prima di girare il film, ci siamo prima incontrati per parlare della sceneggiatura e soprattutto lei ancora non aveva deciso se fare il film o meno, poi dice lei, bontà sua, che ha deciso di accettare perché ha visto che io ero quello giusto per fare questa cosa. Dopodiché sul set, appunto, arriva la Castà, oddio, in realtà invece no, lei è molto professionista, è molto professionale, ha un atteggiamento che a me è piaciuto molto. Cioè di serietà sul film, era proprio dentro la cosa. Rentoi! No! Rentoi! Anche nella sequenza del corpo a corpo. Anche nella sequenza del corpo a corpo, e dicevamo prima, qualcuno ha chiesto qual è la cosa più difficile. Quella è difficile, anche se sembra una cosa fatta, perché replicare quel tipo di rapporto, quel tipo di poi sai, so dove vuoi andare a parlare tu, però insomma in generale quel tipo di complicità che c'è in quella scena non è facile. Non mi venire a dire che hai trovato un'amica con la quale farmi bene, perché sennò io impazzisco, non ci credo. Ciao, taglio. Forse esistono diversi modi di vivere i rapporti sia con gli uomini che con le donne, e le persone con le quali... Che paura! E le persone con le quali sei cresciuta, secondo me, ti danno modo di tenere un legame con le tue radici speciale. Facendo di questo, suona! Chiamiamo il capitano, chiami un ortopedico e mi smontate il ginocchio come a Big Jim, lo mettete qua. Avete mai visto un aereo dirottato da un ginocchio? Avete mai visto uno che arriva e minaccia? Mani in alto, sono armato, ho dell'acciaio nel ginocchio. Ma che ragionamento è? Ha finito? No!